Ciao a tutti, in tanti mi state chiedendo delle informazioni riguardo all'Italian Cannonball, che è la novità del 2020, e sono qui a darvi quanto più informazioni possibili in modo tale che possiate avere un'idea chiara di cosa vi aspetterà quando parteciperete. Innanzitutto sarà un percorso di 3500 km che da Clavier, dal confine della Francia, vi porterà fin giù a Palermo. Quindi passeremo dai ghiacciai del confine francese fino al caldo sole siciliano. La partenza è prevista per il 21 di giugno e l'arrivo a Palermo il 4 luglio. Saranno 13 giorni, infatti abbiamo 12 tappe con un primo troncone che va da Clavier fino a Roccaraso, una giornata di pausa a Roccaraso dove potremo goderci un hotel fantastico con tanto di spa, piscina e tante attività collaterali, e altre tappe che da Roccaraso ci porteranno lungo lo stivale fino all'arrivo di Palermo. Partecipare alla Cannonball sarà uno spasso e lo potrete fare in tre diversi modi. Avremo la formula gara, la formula turistica off-road e la novità assoluta per il 2020 sarà la formula turistica 100% su asfalto, quindi on-road. Questa formula vi permetterà di viaggiare e scoprire l'Italia a modo mio. Infatti sarà mia cura trovare i percorsi asfaltati, più panoramici e simpatici anche per quello che sarà il piacere della guida, che vi porteranno a scoprire dei luoghi incantevoli nascosti alle rotte del turismo di massa. Per quanto riguarda la formula turistica off-road, avranno un percorso molto simile a quello della gara in off-road, con tantissimo, e veramente ve ne garantisco quasi il 70% sul chilometraggio totale di off-road, segnalato da una traccia intera, perché questa sarà la vera e propria differenza dalla formula gara. La formula gara va spiegata perché non è tanto difficile, ma è bene che sappiate come funziona, perché chi come me è abituato ai rally sa bene che abbiamo un roadbook e lo seguiamo anche in prova speciale per poter trovare l'uscita della prova speciale e in quel percorso fare il miglior tempo possibile. In Italia abbiamo la possibilità di fare una formula simile, ma che non sia una gara di velocità, ma una gara di regolarità. Quindi io vi darò un percorso intero che sarà il trasferimento, che sarà tra asfalto e tanto fuoristrada, che vi porterà a un determinato punto. Da quel punto in poi inizia la prova speciale. In pratica sparirà la traccia e avrete soltanto i waypoint. I waypoint saranno numerati dall'1 in poi a quanti riuscirò a mettere sul percorso, e voi dovrete toccarli tutti in ordine numerico e uscire dalla prova speciale in un determinato secondo esatto. In pratica sarà una gara di regolarità con una media massima di 40 km all'ora, che vi potranno sembrare pochi, ma vi farò divertire e ve lo garantisco. Ogni mattina, non all'alba ma più o meno, vi darò un file. Questo file avrà il tracciato completo dei trasferimenti che vi permetteranno di raggiungere le varie prove speciali. All'inizio della prova speciale ci sarà il waypoint 1 che voi dovrete attraversare in un determinato tempo, nel senso avrete una finestra di tempo con una tolleranza in modo tale che possiate riposarvi o fare benzina o mangiare qualcosa lungo il percorso, e da quel momento in poi, il momento in cui varcate il waypoint numero 1, inizierà il cronometraggio fatto dal nostro sistema di tracking satellitare, che vi seguirà passo passo fino all'uscita della prova speciale, che dovrà essere fatta nei minuti e nei secondi che vi saranno indicati sulla tabella di marcia. In questo modo voi avrete la possibilità di navigare come se fossimo in un vero rally e cercare la strada migliore per raggiungere tutti i waypoint nell'ordine prestabilito. Il tutto sarà fatto in fuoristrada, il tutto sarà fatto su percorsi che sceglierò io con i miei 30 anni di esperienza in gara e soprattutto nei rally. Ogni giorno vi proporremo dalle 5 alle 8 prove speciali, con delle lunghezze che arriveranno fino a superare i 40 km per ogni prova speciale, quindi vi faremo davvero divertire e faremo in modo che possiate godervi l'Italia come non l'avete mai vista, in un percorso che vi resterà nel cuore. Per qualsiasi altra informazione scrivetemi a info@italiancannonball.com oppure seguiteci su italiancannonball.com, tutti gli aggiornamenti nelle news e tutto quello che vi proporremo nei prossimi giorni. Grazie a tutti!